Eccoci qua, buongiorno, buongiorno per chi si sta svegliando adesso, perché per chi guarda questo video di mattina. Ehi, 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 vi dovete per forza massacrare ora? No, ok, buon pranzo per chi come me sta per mangiare e sta morendo di fame e buonasera per chi si sta guardando questo video di sera. Ma soprattutto io spero che tu lo guarderai perché, ecco, un doveroso ringraziamento ai miei fedelissimi 6 iscritti che non so cosa diventeranno fin quando andrai online questo video, ma io sono fiera di voi ragazzi, soprattutto perché 6 di questi, cioè 4 di questi 6 sono praticamente persone che mi conoscono. Però ho i miei motivatori, no, comunque, prima o poi arriverà anche a te e spero che quando ti arrivi, magari ti iscrivi sotto e clicchi una campanella, perché se clicchi ti arrivano le notifiche di questi video dove semplicemente noi ti facciamo compagnia in famiglia, niente di più, niente di meno, e condividiamo con te cose, 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 tante cose. Allora, la prima cosa che oggi voglio condividere con te è dei regali che ho ricevuto e arrivano da Istanbul. Allora, partirei con la mia passione. Mi sono resa conto che c'ho, sì, cotone, vabbè. La mia passione qual è? Le spezie. Tu forse non hai conosciuto ancora il mio canale, o forse sì, ed è l'altro canale dove io sperimento ricette e trovo soluzioni per la casa, che si chiama Fatto è meglio che perfetto. Te lo scrivo qui sotto o sotto ti metto il link così clicchi e vai a trovarmi anche lì. In quel canale ho costruito un portaspezie perché per me le spezie sono qualcosa di fondamentale in cucina. Mi aiutano a dare sapore a cibi che potrebbero anche essere abbastanza tristi, tipo un cavolfiore o un broccolo. E comunque mi danno quel senso proprio di gusto particolare. Tant'è che ho scritto, e te lo leggo perché non me lo ricordo, cucinare un'arte con le spezie è un capolavoro. E ce l'ho lì. Se riesco a muoverti senza fare, vedi? Sul mio piano di lavoro, perché ho pensato di fare una cosa funzionale per non prendere spazio neanche all'interno della dispensa, perché non ho tanti mobili, e di fare una cosa carina. Quindi ho inciso, ho fatto tutto io. Comunque, vai a vedere se vuoi vedere come l'ho fatto e vuoi farlo anche tu. Mio fratello sa che io sono folle, folle, follemente direi, più che follemente innamorata delle spezie e mi ha portato questa cosa qui. Sai cos'è? Cioè, lo capisci guardandolo, c'è un po' di controluce. Va bene, ok, ciao. Sì, finocchio, sumac, non so cos'è, devo andare a cercarlo. Menta, paprika, cumino, Indian saffron, non so cos'è, il curry. Il chili, hai presente? Guarda quante sono, cioè, quanto la mia mano come contenuto. E sono tanto, tanto. C'è anche il Turkish saffron, non so cos'è, devo andare a fare una ricerca. Queste, e poi mi ha portato delle tisane, però le tisane le ha portate in condivisione con mia mamma, perché entrambe amiamo le tisane, abbiamo questa passione in comune, ma sono particolari. Questa, che l'ho aperta per fartela vedere. Sembrano tipo, vabbè, erano sottovuoto, quindi sicuramente per questo erano abbastanza dure. Sembrano dei pezzetti, vedi? Pezzetti di tipo snack, non lo so, di cereali, ecco. Mamma che profumo, mamma mia, questo è il melograno. Questa invece è alla mela. E questa invece è proprio turca, è una tisana turca. Prevale molto. Chiodi di garofano, vedi? Ci sono cose così. Chiodi di garofano, arancia essiccata, c'è comunque cannella, c'erano moltissime spezie. L'ho già bevuta, è l'unica che ho bevuto, che ho assaggiato a casa di mia madre, ed è buonissima, buona davvero. Ho condiviso anche un link, proprio perché in quel giorno mi ero incontrata per un'ora con mio fratello. Io mio fratello non lo vedo quasi mai, però quella volta che lo incontro, sinceramente, gusto proprio il momento. Ed è stato bello rivederci, mi ha portato tutti questi ricordi. Poi lui sa che le mie passioni, quindi oltre alle spezie, la mia passione è anche la raccolta delle tazzine e tazze. Tant'è che in quell'occasione ho fatto il portaspezie e anche il portatazze, l'ho creato insieme a mio papà e a Daniele. Mi ha regalato dei, vedi, sottotazza. Sì,
Si chiama sottotazza? Sì, sottotazza, vabbè. Di tante forme diverse. Questo. Questo qua. Che sembrano tipo, non vorrei dire una cavolata, ma ioliche alcune. Sono di ceramica. E per finire, ha regalato questa a Daniele, che è per... Ha regalato questa a Daniele, che è per proprietà transitiva passa a me medesima. Perché in questa casa ciò che è mio potrebbe anche essere mio, sotto tutti i punti di vista, però ciò che è suo è mio. No, scherzo, ciò che è mio è suo, ciò che è suo è mio, insomma, ciò che è di tutti. Un pochettino impallata con l'italiano stamattina. Ed è questa la tazza di Istanbul che va dritta, dritta, con un tram, che va dritta nel portatazze lì. Vedi, c'è il caffè, il cesto per i panni che devo andare a raccogliere, c'è un portatazze. E colgo l'occasione per dirti quale altro regalo mi è arrivato, perché mi è arrivato adesso nominando il portatazze, te lo faccio vedere. One minute. Io vorrei precisare che quando guardavo questo cartone, non ero folle per la principessa, come tutte le ragazze, le bambine della mia età. Io amavo lui. Io avevo una passione per lui. E non è la bestia. È lui. Ma ho sempre amato lui. Quando mi hanno regalato questa tazza, esattamente 2 settimane fa, ho detto io no, questa tazza, devo subito fare un video, poi non... Non ce l'ho fatta perché ho avuto più di qualche situazione da risolvere, quindi non ho avuto tempo proprio di girare il video. E ho conservato anche la scatola, non ho il coraggio di buttarla perché ci sono disegnati tutti i personaggi della Bella e la Bestia. E io questo non me lo tengo nell'agenda. Ma è che c'è una luce bruttissima, vedi? E niente, lui era il mio preferito, era troppo dolce come personaggio. E ora al posto d'onore nel mio portatazze, cioè al centro, così quando mi sveglio la mattina lo guardo e sorrido. E quindi questi sono tutti i regali che ho ricevuto dalla mia family e sono contentissima. Ora in questi giorni sperimenterò sia le spezie che le tazze, le tisane, e ti farò sapere. No, le tazze non le tocco perché sennò le distruggo, perché io sono un problema. Non sono un problema, io ho un problema con le cose di ceramica. Sono anche un problema, probabilmente sì. Anche quello, però ho un problema con le cose delicate, quindi facilmente le distruggo. Va bene, lì c'è già pronta la mia carbonara perché Daniele tra un po' arriverà. Oggi pomeriggio forse andremo a sistemare qualche altra cosa della casa perché noi ogni mezza giornata libera che abbiamo insieme, una volta a settimana, facciamo cose che solo insieme si possono fare, quindi cose magari alte perché Daniele è alto, sfruttiamo, ecco, questi mariti ogni tanto. E poi devo editare tante cose, devo editare per l'altro canale, per questo canale, insomma, perché io se non mi complico la vita non sono io, perché questo canale nasce perché quando ho creato quello, che è il primo nato, dicevo io sì, è vero, fatto è meglio che perfetto perché condivido con te l'organizzazione, la cucina. Spero di ricordarmi dove ero arrivata, perché sinceramente non mi ricordo perché mi hanno chiamato nel frattempo. E mi ricordo però che ti ho detto che ho creato prima l'altro canale perché volevo condividere con te, però era più una cosa a livello di cosa faccio per facilitarmi la vita, quindi un po' più strutturato, diciamo, quindi giravo ricette, giravo sistemazione cassetti e roba varia, e lì ho voluto dedicare questa cosa all'organizzazione della casa e al facilitarsi la vita. Dopodiché ho detto sì, ma mi piace anche di vedere, perché io amo i vlog, proprio quando sono sola li metto e mi fanno compagnia le ragazze che girano i vlog. E poi ognuno ha il suo modo di vivere la vita, quindi mi arricchisce tanto. Prendo anche spunto sul come vivere la quotidianità, anche a volte con più rilassatezza. Quindi ho detto, ma perché? È una cosa che piace fare pure a me. E allora ho detto no, unire due cose non mi andava. Perché penso che poi un canale deve prendere anche una certa scia, ecco, quelle che si chiamano le varie nicchie, ecco. E mi interessava fare una scia di vlog dove sono io, è la mia vita quotidiana, è quello che compro, che voglio condividere con te, e che quindi non faccio io, però acquisto, ecco, oppure sorprese che mi arrivano, momenti di vita che condividiamo, che ti potrebbero
far compagnia semplicemente, e l'altro invece è una cosa un po' più tecnica con ricette e soluzioni varie per la casa. Va bene, io scappo perché mi ha chiamato Daniele che sta rientrando e ancora non ho riacceso l'acqua della pasta. Ricordati di mettere un like intanto nel mentre che va avanti questo video e ricordati anche di iscriverti se non sei iscritto. Grazie e ci vediamo dopo. Allora, io sono rientrata adesso e lo chef ha preparato per noi? Per te. Oh, per me? Io tutto. Cosa? Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. Scusa. Rotolini di zucchine con pomodoro e mozzarella. Che buono! Ma hanno un aspetto bellissimo, ma devo dare l'impiattamento! Oh, ti mandiamo a Masterchef! Diciamo che l'ultimo che ho fatto mi è venuto perfetto, però l'ultimo. L'ultimo qual è? Ma Uno di questi, questo qua forse. tu guarda! Però siccome il formaggio spalmabile non c'era, ho fatto questi con la maionese e questi senza. Quindi questa è maionese? Sì, ma proprio sporcato un poco, giusto Cioè, quindi questa è la parte light e questa è la parte... per... Ma leggermente sporcato, non è manco... Ma guarda che sei fenomenale! Complimenti! Ti mandiamo a Masterchef! Ho la prova del cuoco! Nel frattempo qualcuno cerca di giocare con la palla nonostante il collare. Lollina! Vuoi salutare le 8 persone che ci seguono su YouTube? Lollina! Sì. Fagli vedere come sei brava. La prenderà. Segna, non so come ti viene. Ce la fa. Spero che siano Andata. buoni. Lollina, dov'è la palla? Sta massacrando. Ma la prende, oggi l'ha presa. L'ha bloccata con il coso. Ce la farà. Ce l'ha fatta! Brava, Lolli! Fatti vedere, Lolli! Lolli! Allora, la nostra serata ha inizio. Ovviamente Don Matteo, perché ancora siamo indietro della serie, siamo alla undicesima. No, sì, No. siamo all'undicesima Sì, stagione. in realtà sì, al momento sul Rai 1 si vede Don Matteo 12, ma noi ci siamo guardati Don Matteo 11 perché siamo rimasti indietro. Quindi io ho la mia cenetta preparata con tanto amore dal mio marito, quindi come ti ho fatto vedere prima, zucchine, pomodoro e mozzarella. Come antipasto, poi il salto in bocca con mozzarella super filante, e un mandarino e lui invece c'ha salti in bocca, che sono là. Tutto posizionato, le bottigliette dell'acqua, il televisore acceso e noi ceniamo e ci rilassiamo. Mamma mia, aspetta un attimo, Si vede? Non sto si vede? Si vede? Non si vede. Ma non parecchio è il popolo di YouTube. aperto. Si vede, si vede. Ciao. Con più allegria. Sì, va bene. Comunque, Sto perdendo qua col pollo un attimo. nel frattempo che Daniele si sta litigando col pollo, io ti faccio vedere. Daniele dice sempre una cosa, nel nostro dialetto, cioè. A onde vaio, busco. Dove io vado, ottengo sempre qualche cosa. Mamma mia, non so che ho quanto mia mamma è in busta, quanto sua mamma è in busta, Mi quanto sua vorrei nonna è in busta. italiano, non si capisce il sì. Non si capisce, si capisce. Va da sua nonna, va da, ecco, va da mia suocera. Allora, stamattina mia nonna mi ha chiesto il favore di comprargli dei broccoli. Mia nonna è la donna dei Sua nonna broccoli. campa broccoli, Nonna non campa i broccoli. è che ce ne sono un E broccolo devi in tutto sapere che il mondo. io ho qualche 10 confezioni, penso, di broccoli che ho bollito ancora sul gelato e mia nonna continua a darmi i broccoli. Però questa volta erano dei broccoli che da noi si chiamano strani. Cioè No, sono particolari non perché sono troppo raro. cespuglietto, con le foglioline, insomma. Sono carini, coccolosi. Sai, un gusto legno sto coso. Quello va, Va quello. bene,
Morale della favola, gli porto questi broccoli e mi fa: ma te ne ho fatto prendere un chilo perché te li faccio pure a te. Se nonna, io ne ho 10 congelati. Va bene, ok. Questa volta però me l'ha fatti così. Ha preso le foglie e me le ha fatte con l'aglio, il pomodoro fatto con l'aglio, la salsina fatta con l'aglio, le foglioline, e le... come si chiamano? E le patate bollite. Cioè ha bollito le foglie con... mi ha dato questo e in più mi ha dato il contenitore con quegli altri fatti, si chiamano, come si chiamano? Aspetta, si chiamano fucati, broccoli fucati, che non so perché li chiamano fucati, ma fanno l'aglio con l'olio. Il fuoco non sta all'olio. Mia nonna li affoga nell'olio. Guarda, oggi ho messo una storia su Instagram che mia nonna praticamente... aspetta che mi sposto. Mia nonna praticamente mette tipo non il fondo della padella, tipo un centimetro, le nonne del sud sono proprio così, e ha messo quattro teste di aglio, quattro teste per due persone, quattro teste di aglio, ha fatto fare molto questo aglio, ma molto soffritto, e poi ci ha buttato i broccoli, quindi li ha affogati nell'olio sicuramente tanto. Quindi c'ho questa, e in più sono andata da mia mamma e mi ha regalato, mi ha dato da mangiarmi, mi ha chiamato oggi, questa, do you know questa? Questa si chiama peperonata, no, si chiama pure purgatorio, la chiamano in tanti modi, mia mamma la chiama peperonata. Ma ci sono solo i peperoni? No. E allora è purgatorio? Ci sono, melanzane, anche questa cosa, guarda, mamma se mi stai guardando. Allora, ha fritto le melanzane, poi le ha messe nella teglia del forno, ci ha messo l'olio, ci ha messo i peperoni, ci ha messo la cipolla, ci ha fatto allora ha fatto prima, ha fritto le melanzane, quindi quelle sono fritte, una cosa proprio salutare stasera, poi salutare, salutare. Ciao dieta, ciao. Poi ha messo nella teglia i peperoni, la cipolla, le patate e l'olio, perché oggi mi ha detto: Valeria, l'olio lo devi mettere perché se no non rende, infatti si sente, però poi ha detto che l'ha tolto. Ma vedi, vabbè, che sto per aprire un attimo la cappa. Aspetta, prima l'apri così vediamo. E poi ha buttato queste melanzane fritte, quindi Valeria, la favola è mezza fritta, mezza al forno, ma è buonissima, e quindi mangerò questa. Questo e posso morire felice. Ovviamente li metterò in un mezzo panino, perché sennò la peperonata va nel pane, ragazzi. La peperonata è il cibo dell'estate, che la puoi mangiare fredda. Va bene, prima che lui accende la cappa, perché lui si è preparato la sua cena, che è praticamente un chilo di pollo. Un chilo no, 300 grammi secondo me. E... non si vede, aspetta, se ti tocco si vede. Ora puoi salutare. Fabio e Mingo. Chi sei tu? Quello zitto, Fabio. È partita. Ciao.